Salve, buongiorno a tutti. Oggi è il 17. Sì. Adesso devo guardare in alto, l'ho messa lì là. Allora, il 17 di aprile. Allora, stamattina ho un po' di cose da spiegare, da raccontare, da dire. Allora, intanto mi rivolgo a tutti coloro che mi seguono su WhatsApp. Quelli del mio gruppo, io spero di essere chiare, comunque di spiegare come dovreste giocare. Allora, la priorità dovreste darla al programma perché lo pagate. E diciamo che io ho il dovere di darvi dei numeri vincenti che escono, e questo risulta ogni mese. Quindi dovete dare la priorità al programma. Dopodiché, come ben sapete, io vi do gli extra. Però quando mi sembra, comunque magari mi posso anche sbagliare, io ho l'impressione che quando voi non giocate il programma, poi volete recuperare quando avete visto che i numeri escono con gli extra. E non funziona così. Perché spesso mi chiedete quando escono, il giorno, magari anche l'ora. E non funziona così. Una volta che avete incassato, che avete fatto cassa con il programma, perché io uso il programma e uso il ciclo del sole, è corretto? Che non ha niente a che vedere con i maestri delle decadi, per esempio, perché è un altro ciclo ancora che io uso. Perché il ciclo del sole si può iniziare quando si vuole, eventualmente. Basta avere i numeri giusti. Adesso questa è una cosa tecnica. Comunque funziona così. Allora, io vi ho dato da alcuni di voi che me l'avete chiesto un ambo in quartina dell'eclissi. E qualcuno mi ha già detto che il vertibile è uscito al primo, mi pare, di aprile, quindi mi avete messo anche in crisi. I due numeri dell'eclissi spesso hanno il tempo. Quindi dall'8 al, voi l'avete lì, quindi potete fare un conto, no? Circa. Oggi ne abbiamo 17, questa previsione non è ancora uscita, però è uscito il vertibile, ma è uscito all'1, non dall'8 al. Allora, io sono. Diciamo che questa mattina cerco di darvi dei suggerimenti un'altra volta, e i suggerimenti sono quelli di seguire i numeri che vi do. Soprattutto il mese prossimo ci sarà un'altra eclissi, quindi vi darò farò tutto il percorso. Se vi dico che il numero 5 era di Palermo, che adesso io non lo voglio neanche più garantire. No, il numero di Palermo evito anche di garantire. Voi ben sapete che se esce su Cagliari, poi tarda su Palermo, perché è uscito due volte su Cagliari. E quindi cosa succede? Succede che esce sulle altre tre ruote che sono Napoli e Roma, e non esce su Palermo. Poi magari è più facile che esca su Milano, perché Milano e Palermo sono sulla stessa linea, 45-38. Che sono cose tecniche, voi non capite. Per quello che riguarda questo, diciamo, questo personaggio che mi ha mandato su WhatsApp, tutto il programma, un programma pesantissimo dell'eclissi, e sono stata costretta a metterle il blocco. Anche queste stronzate non dovete farle. Perché io l'eclissi adesso non ce l'ho qua, ve l'ho già spiegato. Io ho le efemeridi dal 2050 cartacee, ho dei libri, le efemeridi di terra. Io l'eclissi le calcolo da lì, non le calcolo nel programma dell'Astro Dienst. Quindi, anche se voi volete farmi sapere eventualmente che avete capito, io capisco che non avete capito niente, una mazza avete capito, perché i calcoli li prendo da un'altra parte. Tanto è vero, dopo vi spiego
dopo vi spiego, vi faccio la lezione, adesso finisco questo argomento. Allora, adesso ci saranno gli ingressi del toro, che ogni volta io li ho pubblicati, sempre, senza problemi, perché in realtà sono due sestine. Io ho deciso di metterlo nel video privato. Il video privato può entrare, chi può entrare per il momento, visto che sono due sestine, può entrare chi è iscritto al mio canale. Mi date la vostra, se volete, avere gli ingressi del toro. E poi ho gli ingressi della luna, che in pratica sono tre ambi in quartina. E anche questi li metto nel video privato, questi. Quindi per chi è iscritto o per chi vuole iscriversi e volete queste previsioni, io le metto nel video privato, così evitiamo che quando parlo e pubblico qualcuno ci mette le ruote, qualcuno ci mette il becco e qualcun altro ci mette le cose che non conosce, perché poi bisogna anche conoscerle. Ma non è finita qua. Vediamo. Non l'ho portata di là. Porca miseria. Vabbè, ve ne parlo domani. Vediamo se l'ho messo qua. Vabbè, niente, l'ho lasciato di là. Stupidamente l'ho lasciato di là. Allora, volevo spiegarvi questo. Io ho calcolato per l'eclissi di maggio, durante gli anni, e sono andata oltre il 2023, 14 ambi. Ambi 14 che usciranno tutti nel mese di maggio. Spesso escono gli ambi secchi, ma bisogna giocare comunque anche i vertibili, quindi diventano degli ambi in quartina. Per chi volesse questi ambi, non tutti 14, 1 o 2, mi può contattare, quelli per maggio. È un materiale ottimo, vi darò le ruote di indicazione. E ti saluto Ninetta, perché adesso aspetta che devo cercare il filo del discorso. Comunque domani ve lo rispiego ancora. Oggi faccio il video privato degli ingressi. Allora, prendiamo la tavola degli estratti. Se voi guardate nell'ultima estrazione abbiamo a Bari il 77 e qua il 77 vi dà il suo corrispondente, giusto? Però il suo corrispondente è già uscito a Torino, non su ruota, a Torino. Quindi è molto facile che ritarda magari un paio di estrazioni, quindi cerchiamo di scartarlo. Poi abbiamo il 69 e voi sapete anche qua il corrispondente del 69 qual è. No, lo guardate, ma è già uscito sia su Bari e il suo vertibile su Roma. Quindi anche questo si tratterebbe di scartarlo. Abbiamo il 99 a Venezia. E se guardate il 29 porta fuori il suo corrispondente che non c'è nell'estrazione, né il suo corrispondente, tantomeno il vertibile. Quindi potreste giocare il corrispondente del 29, funziona così. Quindi quando il corrispondente è già sulla stessa estrazione, magari si cerca un altro numero da poter, oppure si salta anche la giocata, non è, voglio dire, non muore nessuno, funziona così, quindi come vedete è piuttosto facile. Ora, pronto? Ma sei in anticipo? Eh sì, vabbè, dai, tutto a posto? Allora, oggi ti faccio le uova, così sente tutto il mondo perché sto facendo il video. Ti faccio le uova? Mi devi dire qualcosa? Sei sicuro? Ciao, ciao. Non potevo chiudere, eh.
Prima di tutto perché è mio figlio e devo rispondere. E poi perché ormai il video era già in corso, non è che posso ricominciare tutto da capo. Così avete sentito che mio figlio oggi non già. Va bene. Le uova fanno bene e questo è tutto. Non sono nemmeno le 7 comunque. Allora, ritorniamo a noi. Dunque, il corrispondente. Ah, ecco, stavo dicendo, io non è che adesso, visto che questa tavola non è gratis, no? Qualcuno me l'ha pagata, perché la comprano. Non è che posso dirvi ogni volta, magari a tutti, il corrispondente del 29 qual è. Perché dovreste avere la tavola in mano e magari averla anche comprata, se no è inutile per chi la paga. Chi non, non, come si dice, chi lavora una camicia e chi non lavora ne ha due, non funziona così, no? È ovvia la questione. Allora, ritorniamo alle previsioni. Allora, le previsioni, dato che queste sono assolutamente datate, perché entro la fine del mese, anche prima, queste si ripetono, sono due sestine e è l'ingresso appunto del toro. E c'è l'ingresso del toro, gli ingressi della luna tra aprile e maggio, e sono tre ambi praticamente, diventano tre quartine. Metto tutto nel video privato. Per chi avesse comprato dei programmi, sappia che può entrare nel video privato e mi dovete mandare la mail. Se no non potete accedere al video. Per quello che riguarda gli ambi dell'eclissi del sole, perché l'eclissi del sole io ho calcolato addirittura dal 1900 al 2050 e sono 14 gli ambi, sono risultati 14. Vedete voi quello che volete fare, se volete questo diciamo programma che è mensile, perché è solo per maggio, no? Poi a giugno ne faccio uno nuovo, ovviamente farò quello di giugno. Mi sembra di aver detto tutto questa mattina, sì, che faccio appunto il video privato e basta. E per il momento ancora io non pubblico. Ah, ecco, volevo dire a quel signore, personaggio, a quel che continua a mandarmi appunto quei programmi così pesanti, che quando io parlo degli ingressi della Luna, voi potete andare a trovare qualsiasi cosa, c'è l'Astrodience che è un programma grossissimo, ma se non sapete come si fa, non potete fare niente, è un po' come l'eclissi, voi potete andare a trovare e mandarmi tutti i programmi dell'eclissi che volete. Ma se non sapete cosa si fa, come si prendono le previsioni, non avete in mano niente. Questo che io volevo dirvi. Quindi inutile volermi far credere che voi avete capito quando non è così. Perché questo è un discorso che io ho già fatto, è un discorso da studiare. Questo, per esempio, gli ingressi della Luna è una cosa, gli ingressi del Toro è addirittura un'altra cosa. Le eclissi, ancora quelli che prendo io sul cartaceo, sulle effemeridi, le mie è una cosa, e le eclissi che si prendono in rete, no? Nel web, è un'altra roba ancora. Se non sapete come si fa, è inutile che andate a sfrugugliare, e poi voi potete sfrugugliare, che è vostro diritto, come volete, ma se mi mandate a me un programma pesante che per aprirlo sabato mattina, giusto per farvi capire, no? Per farvi capire, questo testa di mandarino, questo mandarino che mi ha mandato questo programma dell'Eclissi, dell'Astrodience, io sabato mattina stavo andando a fare la spesa, ero in macchina, volevo chiamare mio figlio, giusto? Quindi apro il telefono. C'ho questo programma che non riesco a levarlo, mi ha bloccato il telefono e non riuscivo a chiamare. Questo è il motivo per cui io poi vi metto il blocco. È vero anche che non c'è poi tantissima gente che mi riempie, anche quando mi mettete
mi mettete le figurine, ma basta un buongiorno, non mi mandate quelle figurine che mi bloccate, perché siete in tanti e le figurine che mi mandate eventualmente mi bloccano il telefono. Quindi sabato mattina, quando io appunto dovevo chiamare mio figlio e il mio telefono era bloccato perché qualche pirlone mi ha mandato tutto il programma dell'eclissi dell'Astro Dienz, è ovvio che io metto il blocco. È fuori discussione, no? E beh, perché poi voglio dire, se qualcuno mi rovina il telefono perché gli gira di mandarmi un programma così pesante, non sono contenta, quindi metto il blocco. E allora io voglio dire che molti di voi che andate a vedere quando io parlo adesso, per esempio, gli ingressi del toro, non so dove li trovate, perché queste tavole le ho solo io, le ho costruite io, con gli anni, le ho studiate. Gli ingressi della luna sono altre tavole che si trovano sì dove volete, ma dovete anche studiarle, averle studiato per conoscerle. Controllato, vedere se avete fatto giusto, se è sbagliato, dovete quantomeno avere un minimo di studio di astrologia, conoscere la base dell'astrologia. Io vi faccio un esempio, sull'efemeridi di Terra non guardo il 2023 cosa è successo, io vado indietro con gli anni. Io vado indietro con gli anni, vado indietro e vado avanti, tanto è vero che l'eclissi sono arrivata fino al 2040, 41, 42, 43, 44, 45, 46, fino al 2050. Quindi voi siete liberi di fare tutto quello che volete, tutto quello che volete. L'importante è che non venite a tampinare il mio lavoro. Quando tampinate il mio lavoro, io metto il blocco. E ti saluto Ninetta, questo è tutto. Allora faccio il video privato per chi vuole gli ingressi saranno nei video privati. Io vi saluto, vi auguro una bellissima giornata. Vi saluto e ti saluto Ninetta anche, ciao.